ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi non ci perdiamo in chiacchiere, ma testeremo subito i prodotti di She Glam, ovvero la linea make-up di Shein o Shane, beh insomma, quello lì. Ho provato accessori per il make-up, spugnette, pennellini, alcuni prodotti li ho adorati, farvi capire da 10 lode, altri veramente... perché li hanno messi in commercio. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a seguirmi anche su Instagram, vi lascio qui il link per non perdervi anche altri contenuti al di fuori di YouTube. Nulla, io quindi vi lascio al video, noi ci vediamo tra pochissimo da struccati e con le mie opinioni finali. She Glam? Ma che... sì, She Glam. She Glam. Ok, ci sono. Direi di cominciare subito facendovi vedere i prodottini in questione di She Glam. Allora, ho preso un sacco di oggettini che avrei potuto evitare, ma che erano davvero carinissimi. Per cominciare vi faccio vedere subito questi orecchini. Per esempio, per 1,71€, ora vi faccio vedere, io amante degli orecchini, ho preso questa foglierina qua e questo qui, che in realtà è tipo un piercing finto che va inserito. Questo qua è tipo un helix vero, questo qua invece è finto, ma fa un sacco scena, secondo me è bellissimo. E si può mettere più alto, più basso, mettiamolo tipo così. Per 1,71€, voglio dire, chi lo saprà mai. Mentre, passando alle cose di beauty, questo qua è parte del bottino, ma non vi spoilerò troppo. Innanzitutto direi di testare la spugnetta. Perdonate, la trovate un po' sporca perché è rimasta macchiata di fondotinta. È tipo una di quelle spugnettine che all'esterno hanno tipo dei peletti simil velluto che dovrebbero far sì che il prodotto non penetri proprio dentro la spugnetta, ma rimanga in superficie per spargerlo per bene. Questa qui è la sua dimensione da asciutta, adesso proviamo a bagnarla. È praticamente diventata il doppio. È super morbida, l'ho utilizzata già qualche volta e mi è piaciuta un sacco. L'ho pagata solo 3€ e lasciatemelo dire, ma per 3€ è meglio di quella che ne costano 15. Quindi testiamola con il fondotinta nuovo di L'Oréal Paris. Se non avete visto, ho fatto almeno due video riguardo che vi lascio qua su. Praticamente sta diventando il mio fondotinta della vita. È morbidissima sulla pelle, assurdo. E stende anche bene il fondotinta, devo dire. Oggi in particolar modo amo la mia pelle. Non ho mai avuto la pelle... non voglio parlare troppo. Ma non ho mai avuto la mia pelle così, quindi sono tipo felicissima. È probabilmente in merito di alcuni prodotti che, se avete visto i video precedenti, saprete, se no iscrivetevi subito al canale, cosa state aspettando? Nel frattempo vi mostro l'effetto di questo fondotinta che... cioè, adesso è anche sconto a 12€, non vorrei dirvelo. Base fatta, spugnetta, lasciatemelo dire, 10 lode. Per il momento, devo dirvelo, ho accantonato quella di Nabla da alcuni giorni per usare lei. Fantastica. Adesso applico un po' di Terre Blush. Ancora non ho settato il fondotinta, Lo applico un po' qui e sul naso perché proveremo il prodotto per fare le lentiggini. Quindi dobbiamo ricreare una base di verità in tutto ciò. Quindi abbondo anche un po' sul naso per creare proprio l'effetto. E una volta applicato il blush passiamo al prodotto per eccellenza, ovvero questo prodotto qui di She Glam, che sembrerebbe un eyeliner. In realtà è un prodotto per fare l'effetto delle... viene di chiamarle sempre sopracciglia, non si chiamano sopracciglia, si chiamano lentiggini, per ricreare le lentiggini finte. Adesso, questo trend secondo me andava tantissimo l'estate scorsa, o comunque in generale di più d'estate, ma anche Nabla è uscita adesso con un prodotto del genere che costerà almeno 3-4 volte tanto, sinceramente non mi sono informata, quindi proviamo la sua alternativa economica. La mia tecnica è quella di passare il pennellino... faccio dei puntini un po' a caso sparsi sul naso e qui sulle gote e con il dito poi spargo il prodotto in modo da renderlo il più naturale possibile, chiaramente. Quindi vado con dei puntini anche di dimensioni diverse, poco precisi, un po' a caso, perché alla fine le lentiggini non è che vengono fatte con squadre e righello, per cui anche un po' a caso. Il prodotto finale è quello di lentiggini veramente veramente naturali, un po' marrone rossiccio, quindi come quelle vere insomma, e vado a picchiettare il prodotto con l'anulare. Guardate quanto sembrano reali,
Per esempio, io qui sul naso un po' le ho, ma veramente un pizzico proprio qui sopra. Ma queste sembrano veramente reali. Fatemi sapere se la pensate come me oppure sono io che non ne capisco proprio niente. Qualora voleste rendere l'effetto un pochino più blando, basta prendere la spugnetta di poco fa con residui di fondotinta e tamponare anch'essa. Chiaramente potete decidere se fare un effetto più marcato, più soft, di spargerle un po' più in giro per un effetto un po' più reale o meno. Se la spugnetta avevo dato 10, questo prodotto secondo me è un bel 9. E comunque gli do 9 perché magari non è tantissimo la mia cosa, nel senso non so se lo userò nel quotidiano al di là dei video, però devo ammettere che l'effetto è veramente naturale. Non so se della fotocamera rende, ma dal vivo sì. Adesso direi che è il momento del prodotto che mi lasciava un po' più perplessa degli altri. Sto parlando di questa saponetta per sopracciglia, c'è scritto Highbrow, e mi preoccupa un po' perché io non ho mai provato né approvato l'effetto sopracciglia spettinate. Io le chiamo un po' alla Lupo Lucio. Non mi vogliate male, ma è un trend che non ho mai amato. Per cui ho detto proviamo questa cera che costa solo 3 euro, visto che in giro ce n'è veramente di costosissime. L'unica pecca è che non viene con un pennellino, quindi dovrete già avere uno scovolino del genere. Io sto lavorando un po' il prodotto e di solito quello che fanno più o meno tutte è prima spazzolare le sopracciglia all'ingiù. Oddio, sembra colla. Un po' così. E poi portarle un sacco in alto. Io tra l'altro non mi sono mai vista con questo effetto, penso che scoppierò a ridere. Cioè, cioè, ma veramente a qualcuno piace questo effetto? Cioè, rendiamolo un po' più portabile. Ok. Ok, magari qualcosa del genere. È un gel chiaramente fissante, quindi in teoria poi le sopracciglia dovrebbero stare pettinate così per come le mettete. Non sono tanto esperta appunto di soft brows, ma appunto le mie facevano assolutamente ridere in quel modo, quindi pettinate così. Chiaramente non si nota molto la differenza con quello non pettinato, ma sicuramente è un po' più definito, devo ammetterlo. Per cui faccio la stessa cosa anche nell'altra. Vediamo se si asciuga, perché per il momento le sento davvero tanto collose tra di loro. Secondo me è uno di quei trend che in futuro ci pentiremo di aver fatto. E io rimarrò una di quelle poche persone fiere di non aver partecipato al trend. Questo è il risultato per adesso. Aspettiamo un po' che si asciughi e vi faccio sapere, quindi per adesso andiamo avanti con gli altri prodotti, direi. Ah, tra l'altro una cosa carinissima del pack, che comunque costa 3 euro, vi ricordo, è che è calamitato. Carinissimo. Gli altri tre prodotti sono rispettivamente un pettinino per le ciglia, trovo veramente utile perché in caso di un mascara che crea dei passoni, dei grumi, questo qua ti salva la vita. Un pennellino angolato abbastanza fine. Secondo me è ottimo per fare tipo gli eyeliner, quelli un po' grafici, cioè secondo me è perfetto. E un eyeliner bianco, che mancava nella mia collezione. Rispettivamente pennellino 50 centesimi, pettinino 1,50 euro. Vi faccio qua uno swatch. Cioè promette benissimo, devo essere onesta. È chiaramente un bianco un po' pastello. Non so assolutamente che trucco fare. Nel frattempo ci tenevo a dirvi che in meno di 2 minuti, cioè, l'eyeliner si è asciugato e no, non si muove da lì. Quindi veramente già manco a provarlo dico che secondo me per 3 euro è fantastico. È fantastico. Ma bando alle ciance, volevo sperimentare, quindi volevo provare questo pennellino qui con un ombretto. Non chiedetemi perché ho avuto questa pensata. A mo' di eyeliner, quindi complichiamoci la vita. Volevo provare a bagnare un po' il pennellino e siccome non ho trovato uno spray fissante, arte povera, utilizzo l'acqua di Avène. Volevo provare a fare tipo un intreccio di 2 eyeliner grafici, uno bianco e uno bordeaux. Penso che sia molto difficile e che io non sia all'altezza, ma tentare non nuoce. Quindi provo a mischiare dei marroncini della palette di Huda. Il problema è che non saranno mai tanto scriventi. Beh, è chiaro che non si tratta del pennellino più preciso del mondo. Col bianco non so esattamente cosa mi pensavo in mente di fare. E col bianco provo a fare magari tipo il contorno interno, non so.
Dal vivo non è il bianco più bianco del mondo, però devo dire che è abbastanza carino come colore. Sembra un po', ecco, mi è venuto in mente l'Uniposca, ragazzi. L'effetto è uguale, però non è terribile. Direi di lasciarlo così e di non arrivare fino all'interno dell'occhio. Il problema adesso, come sempre, è eguagliare l'altra parte. Vabbè, ovviamente, oddio, ho toccato per sbaglio il sopracciglio ed è ancora colloso. No, vabbè. Allora, nel frattempo mi sono fatta un'opinione su questo eyeliner. Ok, effettivamente non va via, ma letteralmente l'effetto è quello di un'Uniposca. È letteralmente l'effetto dell'Uniposca su un cartoncino. Ed effettivamente anche qui ho avuto un po' di problemi perché le mie palpebre sono un po' diverse. Infatti a questo make-up le fa risaltare ancora di più, mannaggia. Perché sono venute uguali, ma quando metto l'occhio rilassato, essendo che coincide con la piega dell'occhio, si mangia il trucco. Allora, mi sento di dare un 5 su 10 a questo eyeliner. Ok, il costo di 3 euro, ok, scrive, non va via, però l'effetto è un po'... un po' me. Io che cerco di sistemare gli occhi. Vabbè, facciamo finta che siano uguali, d'accordo? Direi intanto di provare lo scovolino pettinaciglia. Per esempio metto così questo prodotto un po' a caso in modo che faccia così un po' di grumi. Prendo lo strumentino magico di 1,50 euro e vado pettinando, quindi vado dalle radici fino alle punte. Chiaramente usatelo con attenzione perché rischiate di rovinare tutto il make-up. Questo qui devo dire che lo approvo, come vedete funziona, l'unica accortezza è appunto fare attenzione a non rovinare tutto il trucco di sotto come sto facendo io. Io l'ho utilizzato solo con il mascara e devo dire che mi è piaciuto abbastanza. L'unico consiglio che mi sento di darvi è di non andare proprio dalla radice fino alle punte, perché se andate dalla radice rischiate di eliminare tutto il volume che vi do nel mascara. Quindi magari concentratevi un po' solo sulle lunghezze in modo da sì pettinarle, ma non rovinare troppo l'effetto del mascara. Quindi questo approvato con un bel 7. Quindi votando il pennellino di poco fa darei un discreto 6. Secondo me l'angolazione poteva... Oh, ma si piega! Oh mio Dio! Si sta per spezzare. Ok ragazzi, questo forse è un po' pessimo. Cioè, si è letteralmente piegato guardandolo in pratica. E si sta per dividere a metà. Ok, magari a questo diamo un 2. Sì, poteva impegnare di più questo pennellino? Sicuramente sì. Oggi mi sentivo proprio in vena di novembre, volevo un colore bello scuro. Quindi andiamo di Unspoken di Nabla. A mio avviso più inverno di questo rossetto non c'è, anzi più autunno, più un po'... No, più novembre, ecco. Questo è il look finale. Non ho mai fatto niente del genere, però devo dire che è un po' carnevalesco, ma non mi dispiace. Qui da vicino l'effetto delle lentiggini. L'eyeliner bianco un po' Uniposca e le sopracciglia che, ragazzi, vi giuro che ancora sono cerose. Tra l'altro avevo messo qui un po' di ombrettino shimmer e si è impastato totalmente. Quindi, volendo ricapitolare i prodotti promossi e bocciati, iniziamo con lei, super promossa, 10 lode, costa 3 euro, corre da prenderla, fantastica. Se vi piacciono le lentiggini finte e volete provare un prodotto che non costi un occhio dalla testa per 3 euro, secondo me è veramente carino. Devo dire che non ho mai provato altri prodotti del genere, ma fatemi sapere voi, secondo me l'effetto è abbastanza credibile. Highbrow c'era per sopracciglia, dimenticatevela. Se vi piace l'effetto Sopbrows o meno, questo prodotto è comunque terribile perché non si asciuga e rimane come... Ecco, mi è venuta in mente gel, la cera che vi mettete nei capelli sulle sopracciglia. Quindi pessima, il mio voto a questo prodotto è 0. Stateci alla larga. Pettinino per 1,50 euro, discreto, comodo. Ok, 7 direi che è il suo voto. Eyeliner soprannominato Uniposca. Per 3 euro ci può anche stare, ma non è il massimo come stesura e colore, per cui un 5 meno. Pennellino si è quasi spezzato, praticamente, piegandolo, guardandolo in pratica. È un po' poco preciso, quindi alla fine non è questo granché. Riassumendo, quindi sono dei prodotti
economici, ma secondo me se avete occhio e sapete scegliere con cura quello che vi serve, secondo me fate un affare caruccio. Questo è il trucco finito e questa è la recensione, spero tanto che l'abbiate apprezzata, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!